Secondo incontro organizzato dal Circolo Anarchico Savonese nella società di mutuo soccorso delle Fornaci, legato al tema dell'immigrazione italiana in America e la vicenda di Sacco e Vanzetti, che smosse intere città in tutto il mondo. Questa storia, come in molte storie dell'anarchismo, della storia anarchica, la gente vede l'aspetto drammatico delle cose, ma non vede le questioni filosofiche del mondo, della società, perché c'è l'immaginario collettivo che mette un velo per nascondere un certo numero di idee che apparono come sovversive, idee di libertà collettiva, di autogestione, di cose così. Il caso Sacco e Vanzetti è uno esempio perché c'è stato nel mondo intero molti, molti giornali, molte attività, anche nelle isole Sandwich c'è stato dei movimenti per Sacco e Vanzetti, ma mai ne hanno parlato delle idee, hanno sempre solamente parlato delle persone. E mi sembra che oggi è tempo finalmente di capire anche queste idee che non sono di solamente un secolo, ma di mille anni di più. Mi sembra che ogni persona è come un universo, ha un'infinità di possibilità. Naturalmente ci sono molte infinità, come si sa. Noi non vediamo il mondo come è in realtà, lo vediamo attraverso i nostri occhi, attraverso il nostro immaginario, attraverso la nostra cultura. E dunque la liberazione anarchica è anche di fare sempre questa critica delle nostre possibilità per dire: ma no, tu hai ancora altre possibilità, tu puoi anche liberarti di anche altri problemi che hai, eccetera. E la vita è un'emancipazione perpetua fino all'ultimo momento della vita, dobbiamo emanciparsi. Io che sono vecchio adesso, per esempio, quando faccio cadere molte cose, vi dico: oh, questa è un'opportunità per fare della ginnastica. Mi pare così che è importante cercare le possibilità nuove che offre la vita, non di ripetere sempre le stesse cose, perché il mondo è pieno di misteri, pieno di possibilità. Sì, e guardi, ho ascoltato con enorme piacere questo 88enne che ho sentito essere sia di cultura anglofila sia di cultura francofila, e ho avvertito questo respiro di filosofia nel parlarci di cose positive e quindi le aggregazioni su modi diversi di vivere. Lui non ha detto migliori, ha detto modi diversi.